Il tonno cattura l'arte. Il Polo Museale della Sardegna, in collaborazione con il MUT, il Museo della Tonnara di Stintino, propone fino al 24 settembre, nelle sale della Pinacoteca Nazionale in piazza Santa Caterina, una mostra dedicata ai riti e usanze della cattura dei tonni, il tutto tradotto in pittura da artisti sardi. Al centro dell'esposizione un'opera di Stanis Dessy, Mattanza, a cui sono affiancati i dipinti di altri autori, rimasti affascinati da questa tradizione. Scene del vissuto quasi reali che coinvolgono le popolazioni locali e di luoghi apparentemente lontani come la Spagna, la Liguria e la Campania. Cattura del tonno ma anche utilizzo della sua carne in ricette e fantasie culinarie. Il titolo della mostra, Lo sa il tonno, si ispira all'omonimo romanzo di Riccardo Bacchelli. La Pinacoteca Nazionale di Sassari ha questo intento di far emergere tante piccole realtà dove però ci sono dei giacimenti culturali molto grandi e che sicuramente hanno un'importanza vitale per la storia della Sardegna, delle nostre tradizioni. Il Museo della Tonnara di Stintino partecipa all'iniziativa con le opere di Ausonio Tanda, Vittorio Calvi, Francesco Becciu e Salvatore Fara. Forse non era mai accaduto che un piccolo museo del territorio, un museo civico, collaborasse con un museo nazionale della città più grande che è Sassari. Però io credo che questo tipo di collaborazioni siano fondamentali nel nostro territorio. L'evento rientra nel calendario delle manifestazioni previste nel territorio regionale per la rassegna Musei di Storie sul tema cibo.